giudizio su questo 0-0. Se si va ad analizzare un po' tutta la partita, considerando il fatto che poi siamo rimasti in 10 per circa mezz'ora, bisogna considerare un risultato positivo, poiché comunque abbiamo mantenuto una diretta concorrente a una certa distanza, però la volontà iniziale era quella di cercare di portare a casa i 3 punti, però ripeto, l'aspetto positivo è che non si è subito gol e che comunque abbiamo portato a casa un risultato. Espulsione? L'espulsione è un peccato perché comunque nasce da un possesso palla nostra, dove ha prolungato lo stop, ha perso palla, ma non credo che ci sia stata cattiveria nell'intervento, però non ho rivisto l'immagine, ma la dinamica credo che sia giusto l'intervento, perché credo che abbia messo il piede a martello, però è una sessione che io non ho rivisto, quindi non mi va di giudicare. Però. Di buono cosa c'è? Sono entrati grassi inglesi o anche... Di buono c'è che abbiamo dato di minutaggio finalmente a giocatori importanti come Alberto, come Roberto, e anche lo stesso Bastoni, comunque è entrato, ha fatto bene perché ha salvato una situazione pericolosa, no? Ha fatto un intervento come se avesse fatto gol. È chiaro che man mano miglioriamo la condizione fisica dei giocatori importanti e più in futuro si può prospettare. Situazioni diverse, perché credo che il primo tempo poi non era facile, perché loro, a differenza di quello che si era detto, erano abbastanza chiusi e bassi, no? Ti concedevano pochi spazi, e quando magari non ci sono gli spazi, magari giocatori importanti d'area come Roberto possono diventare importanti, anche se credo che Fabio Ceravolo abbia fatto un'ottima gara. Ecco Roberto, la sensazione è proprio questa, cioè che ormai ma le squadre cominciano a conoscervi. Oggi Frosinone ha giocato praticamente con 5 difensori, con i 2 centrocampisti attaccati al pacchetto difensivo, quindi nel primo tempo c'erano pochissimi spazi. Contromosse che potrete trovare se in futuro con ogni probabilità molte squadre giocheranno così contro di voi. Ma è chiaro che mancava anche un giocatore importante sotto l'aspetto dello sviluppo, ma più che altro di ruolo come Nino, perché comunque Alessandro De Iola, che ha fatto una buona gara, essendo destro, magari lì dove c'è da sfondare sulla fascia fa un po' più di fatica, no? Quindi sotto quell'aspetto si è fatto meno nella catena di sinistra, però nel momento in cui ci sono pochi spazi, ma non credo che tutte le squadre vengano a giocare qui a Parma nella stessa maniera, c'è bisogno un po' più di qualità, nel senso nell'uno contro uno, dove possono prevalere giocatori come Siligardi, come Ciciretti, o appunto, come ho detto prima, lì dove magari ti concedono eventuali cross e giocatori d'area di rigore come Roberto, che possono sfruttare al meglio le proprie caratteristiche. Però ripeto, l'obiettivo da parte nostra, quello di oggi, era cercare di mandare un segnale importante, cioè nel senso di cercare di portare a casa i 3 punti, poiché avremmo fatto un doppio passo in avanti, penso, per l'obiettivo, che è quello della salvezza. In questa maniera, comunque, nonostante siamo rimasti in 10 per mezz'ora, manteniamo le stesse distanze, avendo guadagnato un punto dalla terz'ultima, quindi analizziamo gli aspetti positivi di questa giornata. A proposito dell'espulsione, la sensazione che abbiamo avuto è che tu comunque hai voluto dare un segnale alla squadra, mantenendo la squadra alta, messo in campo per la seconda punta, però dalla tribuna sembrava che la squadra avesse molta paura di perdere dopo quell'espulsione, e la partita è cambiata in maniera abbastanza radicale. Ma io credo che in 10, a dir vero, hanno fatto meno, secondo me, di quando eravamo in 11, cioè a parte la situazione l'ultima su una respinta del calcio d'angolo e sul cross di Soddimo, è normale nel momento in cui siamo in meno, ho cercato di mantenere comunque dei giocatori che potessero mettere in difficoltà anche sulle ripartenze, buttando dentro Roberto, volevo tenere dentro anche Siligardi, ma purtroppo ho avuto i crampi, quindi avere un giocatore magari bravo a farsi la squadra come Roberto e sfruttare magari gli spazi con la velocità di Gervinho, ho pensato comunque, nonostante fossimo in 10, di cercare comunque di andargli a far male, ripeto, considerando il fatto che eravamo in meno. Però con l'assetto del terzo difensore, facendo entrare Alessandro, credo che non si è sofferto, anzi zero. L'atteggiamento, mettendo un giocatore difensivo, è chiaro che si è pensato a coprire l'ampiezza, no? Mettendo un difensore, dopo i due terzini sono andati al livello dei 2 centrocampisti, quindi in quella maniera copri l'ampiezza, è chiaro che un po' ti tendi ad abbassare perché c'è un riferimento in meno lì davanti, che è lì che si è mancati magari nelle ripartenze. Mister, buonasera. Buonasera. Tra le cose positive mettiamo anche il fatto che il Parma non ha subito gol dopo un paio di partite.
che ne subiva, soprattutto giocando 11 contro 11, quindi a maggior ragione. Fa le cose negative la terza partita, che però non segna. È solo figlia del fatto che gli avversari cominciano a conoscervi, quindi stoppano un po' i vostri proponimenti offensivi, o manca effettivamente qualcosa, è mancato qualcosa davanti in queste ultime partite? Ma se non abbiamo fatto gol, sicuramente qualcosina è venuta a mancare. Adesso vuoi che sia nella determinazione dell'ultimo passaggio, mi viene in mente la partita con la Lazio, vuoi per la determinazione di andare a concludere, mi viene in mente la partita dell'Atalanta con la situazione di Ceravolo e Gervinho, e vuoi anche perché magari nel momento in cui siamo sempre qui a rincorrere situazioni di giocatori importanti come Grassi, come Inglese, è chiaro che ti danno le alternative diverse, no? Per poter cercare di andare a far gol. È chiaro che sono tre partite che non segniamo, quindi è un aspetto che va tenuto in considerazione e si lavorerà per cercare di ritornare al gol, premesso, come ho detto prima, che magari le motivazioni possono essere diverse, e lì dove magari si costruiscono delle situazioni e non si concretizza, l'allenatore è comunque sereno. Mi inizierei a preoccupare nel momento in cui non creiamo proprio, no? Però l'aspetto della determinazione, della cattiveria, ci deve sempre essere, indipendentemente dalla posizione di classifica, quindi ci auguriamo già da domenica di risbloccarci sotto quell'aspetto. Nella prima fase, soprattutto all'inizio del primo tempo, diciamo nella prima metà, abbiamo visto sbracciarsi molto e chiamare molto il pressing alto dei suoi giocatori, soprattutto nella prima parte. È stata solo un'impressione o c'era qualcosa che non gli piaceva in quel momento? No, nella preparazione della partita di oggi abbiamo deciso di avere il baricentro più alto, di andare a passarli più alti, considerando magari anche la qualità della squadra avversaria, perché comunque credo che anche con i giocatori bravi, più tempo gli si ha di ragionare e di giocare, più magari ti mettono in difficoltà. Volevamo diminuire il rifornimento per i giocatori di davanti, dove magari ci sono delle caratteristiche di giocatori importanti, quindi il baricentro si è alzato perché nel momento in cui magari Ciano riceve lontano dalla porta si ha sempre in tempo di rimediare. Lì dove invece gli concediamo di ricevere palla ridosso dell'area di rigore ti poteva comunque far male, non avendo giocatori che magari ti possono mettere in difficoltà sulla profondità, no? Poiché Campbell è un giocatore molto veloce, ma più da conduzione di palla, non che magari attacca una profondità. Cioffani è un giocatore molto bravo a far salire la squadra, ma è non bravissimo, cioè non ha la sua caratteristica quella di attaccare la profondità. Quindi si era deciso di alzare il baricentro in modo tale che nel momento in cui si riconquistava palla eravamo già più vicini alla porta avversaria per andare a cercare di fargli male. Però credo che siamo mancati un po' nella verticalizzazione nel momento in cui si riconquistava palla, che è il momento poi per andarli a far male. Invece a volte siamo stati un po' troppo lenti e quindi loro si organizzano subito. Una priorità, ciao. Insomma, ciao. Cosa ti sei detto con Arialdo a fine partita? Abbiamo visto in mezzo al campo, vi siete salutati o? No, siamo andati a parlare a salutare l'arbitro e lui mi ha portato giustamente via perché per altre dinamiche, ma Arialdo non c'entra assolutamente niente, un grande giocatore e anche una grande persona. Invece una curiosità, quando rivedremo a pieno regime sia diciamo Inglese, sia Grassi, sia anche Gervinho, che oggi abbiamo visto in diciamo risalita ma non ancora al 100%? Ma per quanto riguarda la condizione fisica, Gervinho credo che sia a posto, a differenza di Alberto e soprattutto Roberto Inglese. Poi è chiaro, le prestazioni non dipendono sempre dal singolo giocatore, poiché se noi analizziamo le prestazioni di Gervinho tenendo in mente la partita di Empoli e di Cagliari, commettiamo dei grandi errori. Non è stata solo colpa di Gervinho, a volte magari che si poteva servire il ragazzo e siamo stati un po' lenti, no? Lui è chiaro che per sfruttare le caratteristiche nel momento in cui riconquisti palla devi andare alla ricerca immediata della giocata in verticalizzazione su di lui, quindi non dipende solo da lui. Per quanto riguarda la condizione fisica degli altri due, Alberto ha fatto una settimana intera con noi, quindi sta un po' più avanti rispetto a Roberto, dove con noi si è allenato solo due allenamenti. È chiaro che questa settimana mi auguro che riescano ad allenarsi con continuità, poiché poi la domenica è rispecchia l'andamento della settimana, quindi l'intensità che uno porta durante l'allenamento poi se la ritrova durante la settimana. Però devo fare un plauso a Roberto, perché comunque inizialmente non pensavamo di riuscire a portare in panchina, quindi vuol dire che da parte di tutti c'è un senso di appartenenza e attaccamento a questa maglia, che è molto importante per raggiungere il nostro obiettivo. Ma la vista è solo una curiosità, era questo realmente il fusione che si aspettava, in qualche modo, al di là delle situazioni che ha condizionato la difesa, era stata diversa da quella che aveva immaginato?
No, leggendo magari le dichiarazioni durante la settimana mi aspettavo una squadra un po' più propositiva, no? Perché in diversi hanno dichiarato che venivano qui a Parma per vincere, però molto probabilmente è stata una tattica, no? Per cercare di farci scoprire a noi, per sfruttare le caratteristiche magari di giocatori come Campbell o Zampano o Beghetto nelle ripartenze. Però credo che i ragazzi abbiano fatto un'ottima gara, cercando di portare a casa il risultato, ma con il massimo equilibrio. E, però, ripeto, il rammarico di non aver vinto la partita, però per come si era messa durante il secondo tempo, ripeto, dove in mezz'ora abbiamo giocato in 11 contro 10, devo fare solo un pausa a questi ragazzi, perché la nostra tendenza hanno portato un risultato a casa, e adesso vuoi per demerito del Frosinone, per merito dei miei, però a me piace guardare sempre in casa mia, quindi faccio un applauso ai miei ragazzi per quanto riguarda la mezz'ora finale.